Garante ha partecipato con grande interesse a questa tavola rotonda, a questa iniziativa organizzata dal mondo del recupero crediti, perché è una larga parte della sua attività quella di esaminare segnalazioni, reclami, ricorsi in questa materia o di esprimere pareri al riguardo. Due sono gli aspetti che ci stanno particolarmente a cuore. Da una parte intervenire sulle grandi banche dati che possono favorire l'azione delle imprese dal punto di vista di venire a conoscenza di rilevanti informazioni sui futuri clienti e quindi evitare per quanto possibile che si crei una situazione debitoria o che le situazioni debitorie si moltiplichino oltre il dovuto e il fisiologico. Da questo punto di vista l'occasione di oggi è utile per fare il punto su tre grandi temi che sono anche dei tavoli di lavoro sui quali siamo impegnati. Il codice deontologico sulle informazioni commerciali che sta per vedere la luce, è in corso la consultazione pubblica. Il codice invece che riguarda l'attività dei sistemi di informazioni creditizie, quindi tipicamente il mondo del credito al consumo, in questo caso stiamo parlando di un lavoro di aggiornamento di un codice già esistente ma che ha bisogno di una sorta di tagliando a 10 anni dalla sua entrata in vigore. E infine una realtà ancora un po' da costruire, un po' magmatica, che è quella della raccolta dei dati, della centralizzazione dei dati sui contratti e le situazioni debitorie nel mondo delle utilities. Da questo punto di vista c'è un dibattito aperto, stiamo ragionando con l'autorità per l'energia elettrica e il gas da una parte e stiamo lavorando anche con le associazioni rappresentative degli operatori telefonici e il mondo delle associazioni dei consumatori dall'altra, per il settore invece della telefonia che ovviamente è fortemente interessato a temi di questo tipo. Infine uno sguardo sull'attività sul campo dei recuperatori di credito. C'è un provvedimento antico del Garante del 2005, sempre valido, anche qua stiamo cercando di fare un lavoro di aggiornamento, vorremmo un po' coinvolgere ancora meglio le varie associazioni di categoria che oggi sono presenti a questo convegno e magari arrivare anche in questo settore all'elaborazione di un codice di deontologia e di buona condotta.